Allora, oggi prepariamo il pane senza impasto, facilissimo e velocissimo da preparare. Seguite questi semplici passaggi e vedrete che otterrete un pane buonissimo. Allora, qui ci sono mezzo chilo di farina, potete utilizzare la farina che avete, dalla 00, 1, 2, integrale, semola, quello che volete. Allora, qui abbiamo 5 g di lievito che sciogliamo in un poco di acqua, questi sono 350 ml. A temperatura ambiente. Sciogliamo il lievito per bene. Potete anche scioglierlo in tutta l'acqua che utilizzeremo. Ok, sciolto il lievito, lo uniamo. Poi prendiamo l'acqua e la uniamo tutta al nostro impasto. Con un cucchiaio non c'è bisogno di impastare, non c'è bisogno di impastatrice, non c'è bisogno di niente, c'è bisogno solo di un cucchiaio. Con un cucchiaio raccogliamo tutta la farina che abbiamo nella ciotola. Così. In questo momento aggiungiamo il sale, che sono 10 grammi, potete andare dai 10 ai 15 grammi, questi sono 10 grammi. E mescolate ancora col cucchiaio. Prendiamo tutta la farina che è sui bordi. Mescoliamo così. Allora, ottenuto questo composto, lo facciamo riposare per un quarto d'ora, mezz'ora. Ci vediamo fra un quarto d'ora e vi faccio vedere il passaggio successivo. A fra poco. Allora, trascorsa la prima mezz'ora, il nostro impasto si presenta così. Lo prendiamo. Aggiungiamo un po' di farina sul nostro piano di lavoro senza esagerare. Lo prendiamo, lo mettiamo qui e facciamo delle pieghe semplici, così. Così. E lo rimettiamo nella ciotola. Magari lo ungiamo con un po' d'olio, così, un pochino, e lo mettiamo qui. E aspettiamo ancora 30 minuti. Lo copriamo con una pellicola e aspettiamo altri 30 minuti. Ci vediamo fra 30 minuti. Dopo mezz'ora l'impasto è così. Lo riprendiamo. E facciamo ancora le pieghe. Così. Vedete che già sta diventando liscio. E lo rimettiamo nella ciotola oleata per un'altra mezz'ora. Ci rivediamo fra mezz'ora per metterlo poi a lievitare definitivamente. Allora, facciamo le ultime pieghe prima di riporlo a lievitare. Come vedete, già è bello liscio. Lo allunghiamo un po' e lo portiamo al centro, lo allunghiamo un po' e lo portiamo al centro e poi chiudiamo così. Vedete com'è liscio? Non so se si cominciano a vedere già le bollicine dell'aria. Qui, vedete?
Ora lo mettiamo in un contenitore di plastica, meglio se rettangolare dai bordi alti, oliato, e lo mettiamo a lievitare in forno spento con la lucina accesa, che dovrebbero essere più o meno 28 gradi. Lo copriamo, lo mettiamo nel forno a lievitare fino al raddoppio, più o meno ci vorranno un 5-6 ore, e dopo vi faccio vedere l'ultima parte. A dopo. Allora, dopo 3 ore, questo è il nostro pane che è raddoppiato. Ora vediamo insieme come fare. Mettiamo un po' di semola sulla spianatoia e lo scaravoltiamo delicatamente. Scendi. Eccolo qua. Ora dobbiamo formare il pane senza maltrattarlo troppo. Facciamo così, lo allarghiamo un po' e lo portiamo verso il centro. Prendiamo questa parte qui, vedete le bolle? Si vedono? Chiedo al regista. Sì. Formiamo il pane, chiudiamo bene il panetto sotto e lo mettiamo con la chiusura verso l'alto, così con la chiusura verso l'alto in un contenitore che può essere, io ho questo qui di plastica, ma potete usare un contenitore in vimini, qualsiasi cosa. L'importante è che il pane abbia lo spazio per lievitare in altezza. E lo mettiamo qua, con l'apertura verso l'alto. Così. Chiudiamo bene. Sul canovaccio ho messo un po' di semola e la mettiamo anche sopra. E adesso avverrà l'ultima lievitazione prima della cottura. Noi chiudiamo così. Usate un canovaccio che non sia stato lavato con ammorbidente detersivo. E lo facciamo lievitare o a temperatura ambiente, cioè nel forno di nuovo con la luce accesa, oppure se è sera lo mettiamo in frigorifero e può stare in frigorifero fino a 12-13 ore e poi lo cuocete la mattina dopo, uscendolo 10 minuti prima dal frigo, date un taglio come faremo dopo e lo mettete in forno e vi spiegherò dopo a che temperature e tempistiche. Ci vediamo dopo la seconda lievitazione. Allora, questo è il pane dopo 3 ore di lievitazione. Ora lo rovesciamo sulla carta forno con attenzione e delicatezza, così. Togliamo qua. Ok, allora sistemiamo. Ora con un coltello ben affilato, meglio sarebbe una lametta da barba, facciamo delle incisioni. Io provo con questo, vediamo un po'. Andate in profondità almeno di mezzo centimetro. Si vede? Ora lo metto in forno a cuocere, bollente al massimo della temperatura, però prima lo metto nella teglia che ho messo a riscaldare in forno. Questa è la teglia rovente, lo metto nella teglia, così. Aia. E lo mettiamo in forno al massimo della temperatura per i primi 20 minuti. Poi vi spiegherò nel link della ricetta sia la tempistica che i gradi del forno che useremo. A fra poco. Allora, questo è il pane appena sfornato. Sentite? È ben lievitato. Adesso aspettiamo che si raffreddi.
E poi lo tagliamo. Aspettiamo un po' e poi lo tagliamo. Ci vediamo fra una mezz'oretta. E adesso lo tagliamo insieme. È ancora caldo però, vedete? Perfetto. E questo è il pane che si realizza in giornata. Adesso vi scrivo la ricetta e la troverete tutto nel link. Ciao!